Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Si sono concluse le prove libere del Gran Premio di Spagna a Barcellona. Quella di Montmeló è una pista che ha cambiato il layout, si è ritornati alla versione del 2006, abolendo l'ultima chicane e riproponendo un curvone molto veloce che immette sul rettilineo, un curvone che metterà duramente alla prova sia il collo dei piloti, si arriva a 4G e mezzo in questa situazione per circa 6 secondi, e una situazione che porterà ad abbassare incredibilmente i tempi. Max Verstappen ha dominato la situazione con la sua Red Bull, è l'unico che ha bucato il muro dell'1,14, arrivando subito molto vicino a quello che era il tempo di simulazione della pole position di domani. Ma non è tanto delle prestazioni, dei tempi, delle prove libere che vogliamo parlare con il nostro esperto di tecnica Giorgio Piola. Vogliamo fare un'analisi su come è andata la Ferrari con le pance spioventi. Abbiamo aspettato mesi questa macchina, ora è arrivata. Stamattina l'ha fatta debuttare solo Carlos Sainz. Nel pomeriggio i meccanici hanno adeguato anche la vettura di Charles Leclerc. Ciao Giorgio. Ciao Franco, ciao a tutti. Beh, alla fine, nelle osservazioni di giovedì con tutti i cassoni, il box Ferrari è stato ideato proprio per cercare di impedire bene la visualizzazione delle macchine, cosa che invece, per esempio, quello Red Bull si riesce a vedere completamente tutta la macchina. Non avevamo capito bene l'andamento delle fiancate, la parte superiore, sembrava abbastanza voluminosa, un po' come quella della vettura che ha corso fino a Miami, fino a Monte Carlo. Invece lo scavo, il lavoro è stato fatto molto importante, notevole, e lo si vede subito all'inizio delle fiancate da quanto sporgono le strutture deformabili che a questo punto, per raccordarle bene, hanno fatto proprio tipo un profilo, un bulbo più aerodinamico, meno invasivo del solito, diciamo, della solita protuberanza. Tutta la parte sotto è molto scavata e poi le fiancate sono abbastanza diverse, pur mantenendo una certa vasca, anche se notevolmente ridotta. E a questo proposito ho rilevato che l'S duct, che poi non avviene chiamata S duct, che stata introdotta su questa monoposto, cioè il passaggio d'aria dalla parte inferiore della fiancata a quella superiore, presenta un altro sfogo più piccolo in quello che è un canale nella parte superiore delle fiancate, che risultano più piatte, meno concave nella loro tutta la larghezza. Poi una parte delle fiancate, quella più esterna, scende giù bassa a morire proprio davanti alle ruote posteriori, invece l'altra continua leggermente più alta. Il fondo poi è stato completamente rifatto in tutta la sua lunghezza ai lati della fiancata, e è ritornato quel taglio davanti alle ruote posteriori vistoso, trasversale, e poi ci sono abbastanza similitudini nel lavoro di questo fondo con il fondo Red Bull. Le feritoie di raffreddamento sono state spostate un po' più in alto, quelle supplementari, nella zona, diciamo, verticale del cofano motore, e qui c'è da rilevare una soluzione asimmetrica. Sul lato sinistro le feritoie comprendono tutto il numero possibile, mentre sul lato destro ce ne sono soltanto due o tre aperte, segno evidentemente di una diversa collocazione, ovviamente, dei radiatori dell'olio da quelli dell'acqua, e quelli dell'olio ovviamente necessitano un maggiore raffreddamento. Ecco, la macchina è sicuramente interessante. Non si può dire che sia bella come la versione precedente, che era certamente molto armoniosa, ma un aspetto è nettamente evidente: la divisione delle pance nella parte superiore nel far funzionare due flussi completamente separati, quasi a Sì. voler dire
che l'aria calda che sporcava l'andamento di quella che era la vasca dei pesci, come qualcuno l'aveva soprannominata, è stata spostata a lato dell'engine cover, come giustamente hai detto tu, e l'idea è quella di avere un flusso pulito che scende verso il fondo, e non è casuale, come hai giustamente detto tu, che in coda al fondo sia stato aperto uno slot proprio per riuscire a convogliare l'aria che scende dalla parte superiore della pancia, mentre la parte raffreddamento è diciamo contenuta nella parte alta, al punto che l'anno scorso, se ti ricordi, l'Aston Martin aveva un concetto abbastanza simile e aveva messo una pinnetta leggermente arcuata in alto che serviva a creare la Puosh, stesso concetto che la Ferrari ha ripreso quest'anno proprio per cercare di separare i due momenti e avere una migliore efficienza. A guardare i tempi dei long run, verrebbe da dire che la Ferrari un salto di qualità in quello che è sempre stato il degrado delle gomme lo ha fatto. È inavvicinabile la Red Bull di Max Verstappen, lo abbiamo detto, però Giorgio, il passo con quello di tutti gli altri, appena messa giù la macchina, sembra sensibilmente migliorato. Sì, io poi mi ero fermato a quelle che erano le modifiche più macroscopiche, ma c'è da rilevare poi tutto un lavoro di microsviluppo, gli specchietti, il montaggio degli specchietti è completamente diverso, tutte le pinne nella zona dell'alo e al lato dell'airbox, anche queste sono state modificate evidentemente per sposarsi meglio, come hai detto tu, col sistema, convogliare meglio l'aria per poi estrarla nella parte alta del cofano motore. Quindi è una vettura che evidentemente ha subito un'evoluzione, uno studio abbastanza dettagliato in tutti i suoi settori. Ecco, è stata utilizzata anche un'ala posteriore ad alto carico, sì. Leggermente diversa da Monte Carlo, ma nelle caratteristiche direi che è molto simile, no? Sì, poi devo dire, sono continuati tantissimo gli esperimenti nel pomeriggio sulla vettura di Leclerc, tutto il fondo per tutta la sua lunghezza delle fiancate fino alla ruota posteriore è stato riempito di Vitz Fluid, quindi anche la mattina lo avevano fatto parecchio, sia sulla vettura vecchia che sulla vettura nuova, devo dire. Evidentemente al mattino si sono concentrati proprio tanto nel fare back to back delle varie sezioni della macchina, e al pomeriggio gli esperimenti appunto son continuati sulla vettura di Leclerc. Ecco, io ti do una mia sensazione personale, rivedere apparire nel primo turno, quello del mattino, una serie di rastrelli con sensori, oltre alla moltiplicazione del Fluovitz su tantissime macchine, ci ha incuriosito nella giornata di ieri vedere dei tubi di Pitot all'interno dell'estrattore della McLaren, una cosa che finora non avevamo ancora visto, segno che il ritorno su un circuito, lasciamelo dire, normale, un tracciato vero di Formula 1, ha riportato i tecnici nella condizione di lavorare al meglio anziché dover sempre arrangiarsi con le soluzioni da circuito cittadino. Sì, Barcellona lo abbiamo sempre saputo, d'altronde era per questo che prima si facevano le prove invernali su questo circuito, è un circuito probante per capire le caratteristiche delle monoposto, quindi si riesce, è ovvio che i tecnici abbiano concentrato le analisi proprio perché su questa pista si riesce a capire l'andamento della vettura, e si dice che se una vettura va bene a Barcellona, in teoria dovrebbe andare bene un po' su tutte le piste. È ovvio che nel caso della Mercedes, per esempio, aver introdotto la macchina, chiamiamola versione B, a Monte Carlo è stata un'esigenza proprio di dover metterla in pista il più presto possibile, pur sapendo che Monte Carlo non era per niente una pista probante, ma molto probabilmente hanno voluto anche controllare tutti i vari sistemi, raffreddamento e tutto, che funzionasse a dovere. E qui a Barcellona anche loro si sono concentrati a studiare meglio la vettura, hanno portato una piccolissima modifica nel montaggio
degli specchietti. Prima tu parlavi del dominio, della ulteriore dimostrazione di forza di Max Verstappen e della Red Bull, ti voglio sottolineare un aspetto. Mentre molte macchine hanno conservato tantissima apertura, quella più di tutte è l'Alpine, che ha tutte le due fiancate, la parte alta del cofano motore con tutto il massimo raffreddamento possibile, il numero di feritoie che sappiamo benissimo sporcano e riducono l'efficienza aerodinamica della monoposto, la Red Bull è bene sul lato destro, sul lato sinistro è completamente chiuse, sul lato destro presenta una singola piccola feritoia. Questo è anche segno di quanto questa monoposto sia efficiente anche dal punto di vista raffreddamento. Ecco, un altro aspetto che abbiamo notato a Barcellona, proprio per la comparsa della curva 14, l'ultima velocissima da percorrere a oltre 240 all'ora, è il ritorno del porpoising. Molte macchine hanno cominciato a saltellare. Non lo chiamano più porpoising perché sembra la parolaccia che testimonia qualcosa di negativo, ora si è trasformato in un bottoming, ma alla fine la sostanza non cambia. Ci sono molte macchine che hanno ricominciato a saltellare, in particolare la Mercedes, devo dire, e la domanda che ti voglio fare è, siccome quelli della FIA ci avevano detto che la TD39 era stata sospesa, ma non cancellata, il fatto che si ricominci con le macchine evoluzione a vedere il saltellamento può diventare un elemento di nuovo che condiziona lo sviluppo delle macchine quando si è nuovamente circa metà stagione? Boh, non saprei proprio la risposta da darti, perché evidentemente dovranno ripensare alle esagerazioni forse che hanno introdotto nel cercare di ottimizzare l'assetto aerodinamico, di spremere al massimo il monoposto per ottenere prestazione e o alzare leggermente le vetture o modificare qualche cosa per evitare questo fenomeno. Ecco, che tu mi stai dicendo quindi che sarebbe più logico intervenire leggermente sulle macchine, evitare di far tornare quella regola che tante discussioni ha scatenato l'anno scorso? Sì, ovvio che sì, che questa dovrebbe essere la linea da condurre proprio. Va bene, Giorgio, grazie dell'analisi della Ferrari, una Ferrari che apre una speranza per i tifosi del Cavallino. Vediamo domani in qualifica, c'è il rischio pioggia, ma vediamo cosa sarà in grado di fare. Dimmi. Non dimentichiamo che anche l'Aston Martin ha modificato la propria vettura, ha portato ulteriori upgrade, quindi il livello di competitività nei confronti della Ferrari è sempre molto alto, quindi dovremo vedere benissimo domani in prova e poi in gara cosa succederà nella lotta dietro la Red Bull. Che di nuovo, diciamo che Ferrari e Aston Martin si giocano il ruolo di seconda forza, sì. Alpine e Mercedes sono quelli che arrivano a rimorchio, mentre a Monte Carlo la musica sembrava leggermente diversa. Va bene, giusta valutazione, Giorgio. Ci diamo appuntamento al prossimo video con motorsport.com. Cliccate come al solito la campanella qui in alto a destra, iscrivetevi al canale, così riceverete le informazioni dei prossimi video e commentate qui sotto. Fateci sapere cosa ne pensate di questa SF23, come lo vogliamo chiamare, visto che B è una parolaccia, diciamo Evo, perché bisognerà poi riconoscerla da quella precedente. E mettiamo la sigla E al punto di Evo, invece che B, se B proprio non piace. Ok, ciao a tutti, grazie Giorgio. Ciao.